Successo e noioso, Daniele Bosari finisce all'ultimo posto della classica del GF VIP foto, video. Successo e noioso Daniele Bosari? Ecco come ha reagito al verdetto delle donne del GF VIP. Daniele Bosari è stato eletto il più successo e noioso dei maschi della casa del GF VIP, ve lo aspettavate? Ebbene è stato chiesto alle ragazze della casa di stilare una classifica sui ragazzi più belli e simpatici e per il conduttore TV il verdetto è stato a dir poco impietoso. Certo, con Ignazio Moser e Luca Onestini il confronto può non reggere, ma noioso Daniele Bosari almeno a noi non sembra proprio. Anzi più volte ha cercato di confrontarsi con gli altri sui temi caldi e forse per questo motivo è stato eletto il più sincero insieme a Jeremias Rodriguez. Basta, non voglio più giocare affatto sapere il concorrente in confessionale con un sorriso accennato cesso e noioso è un abbinamento veramente, che mi dà fiducia. Sarà che delle volte si isola per meditare, ma non si può dire che sia una persona poco interessante. Né poco affascinante. E infatti, guardando la foto della sua amata Filippa, l'ex Vuilunga ha cercato di tirarsi su. Amore mio, tu mi trovi invece bello, simpatico, divertente. Ma dai Filippa, tu lo sei ha sospirato. Chissà che la settimana prossima la compagna non decida di entrare in casa e fargli ritrovare la stima e la fiducia giusta per accantonare i giudizi negativi espressi dalle ragazze e proseguire il suo GF VIP a testa alta. Per ora deve accontentarsi si fa per dire di un messaggio aereo recapitatogli dai supporters, Funky Boss sei anima e luce del GF. I fans.